Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare davvero gli auguri più sinceri. Ad un, amico, ad, una, eh, ad un amico, ad una famiglia che sono amici storici eh, di Telemolise e soprattutto della redazione sportiva di Telemolise. Quindi vogliamo fare i complimenti a Pierluigi Diorio che ieri si è laureato brillantemente con il massimo dei voti, 110 e lode, nella magistrale Management, Imprenditorialità e Innovazione Presso l'Università degli Studi del Molise. Pierluigi ha discusso la tesi Il salto tecnologico nel controllo di gestione nelle piccole e medie imprese. Il caso della Diorio Spa. Relatore il professore Struzzolino. A Pierluigi, che è un ragazzo brillante, educato, un ragazzo davvero a modo che abbiamo avuto. Davvero modo di conoscere da eh, quando era piccolo, quindi a Pierluigio, ma ai genitori Domenico, che è il nostro grande amico, presidente della squadra di Frosolone Calcio a 5, insomma e quant'altro, ma soprattutto un carissimo amico alla mamma Maria Felicia, al fratello Daniele, vanno davvero gli auguri più sinceri da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Auguri Pierluigi, sono sicuro che per te la vita sarà veramente un successo. E ieri ha completato il suo percorso triennale anche Alessia De Soccio, che si è laureata nel corso di Economia Aziendale presso l'Unimol, discutendo una tesi dal titolo Identificazione organizzativa nell'ambito delle risorse umane come leva strategica nello sviluppo della competitività. Relatore, la professoressa di Virgilio. Complimenti naturalmente ad Alessia per il traguardo raggiunto. E eh, vogliamo fare gli auguri anche ai genitori che conosciamo molto bene: Libero e Patrizia, e al fratello Carmine. Davvero complimenti da parte di tutti noi della redazione sportiva di Telemolise. Calcio di Serie D ieri pomeriggio, ottava d'andata. Avezzano-Samorese 1-1, Campobasso-Savignanese 0-0, Castelfilardo-Francavilla 2 Monte Giorgio Montegiorgio-Sant'Arcangelo 1-1, Notaresco-Isernia 3-0, Olimpia-Agnonese-Matalica 1-2, Pineto-Iesina 3-3, Real-Giulianova-San Giustese 2-2, vastese Recanatese 0-0 e Cesena-Forlì 1-0. In testa c'è il Matelica 21, segue a 19 il Cesena, 18 per San Giustese e Notaresco. Francavilla 14 con il Sant'Arcangelo Savignanese, 12 ad 11, Ricanatese e Samorese. Real Giulianova 10 punti, Forlin 9, Montegiorgio 8, con Lisernia 7, troviamo Pineto, Vastese e Campobasso. Jesina 6, 3 per Olimpia Agnonese e Castelfilardo, ultima quota 2 Avezzano. Pareggio a reti inviolate tra Campobasso e Savignanese, intanto la società ha chiuso un accordo con un nuovo main sponsor. Nell'infrasettimanale ottava di andata il Campobasso impatta 0-0 contro i romagnoli della Savignanese. Nel primo tempo i rossoblù provano a costruire nella ripresa. Manca la giusta lucidità ad una squadra che ha registrato la fase difensiva, un gol preso nelle ultime quattro giornate, ma rimane molto sterile in attacco. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori, poco pubblico, ma era una giornata feriale. Arbitra il signor Cardella di Torre del Greco. Dopo soli due minuti lupi vicini al gol. Corner di Dadalt. Torsione perfetta di Improta. Da applausi la risposta del portiere Pazzini. Impatto buono dei Rosso che ci riprovano al ventiseiesimo da Dadalt per Cogliati che arriva molto bene al tiro prima di trovare la deviazione di Rossi. Savignanese molto accorta ma i lupi non sanno bucare l'avversario al ventisettesimo da Dadalt a Merio che liscia parla per Cogliati che chiude alto da posizione invitante. È Un buon campo basso che probabilmente meriterebbe pure di passare stanno a guardare per quasi un tempo prima di creare un'occasione al 42esimo con il colpo di testa mandato alto da Giunchetti a due passi da Sposito il tutto però viene fermato per fuorigioco della punta Romagnola si va al riposo senza minuti di recupero e con un campo basso ordinato ma che difetta nella fase realizzativa con le immagini di Francesco di Rienzo nella ripresa al quarto destro esploso da Merio con palla fuori misura al sesto gol annullato alla Savignano. In area torre di Gasperoni per Brighi che insacca ma il tutto viene annullato per fuorigioco proprio di Gasperoni. Mandragora opta per il doppio cambio fuori in prota e Danucci in ombra dentro Diop e Giacobbe al decimo cross dal fondo di Gasperoni al centro girata di Manuzzi al lato. Ospiti che sembrano adesso più coraggiosi, Campobasso vicino al gol al dodicesimo, cross di Dadalta, vuoto Pazzini, manda alto inopinatamente. Magri la più grande occasione da gol per il rossoblù della ripresa. Selvapiana si dispera alla mezz'ora esatta. Verticale di Diop per la conclusione di prima di Dadalt che non chiude troppo l'angolo. Ritmi molto blandi nel secondo tempo. Mandragora decide di gettare nella mischia anche Branischi al 34 al posto di Dadalt. Farneti, allenatore ospite, fa entrare poco dopo Giua al posto di Giacobbi. Che palla gol ospite al 39 quando Giua mette in mezzo, uscita in certa Sito non ci arriva Longobardi, poi spazza via Tommasini, una palla che scottava tantissimo. La Savignanese cerca il bottino grosso al 43 angolo di Turci, la sfiora Vandi, poi Magri chiude in calcio d'angolo. La partita finisce con un tacco di Giacobbe che risulta essere al, al 93 troppo lungo per Branischi, si conclude con un giusto 0 0 che per il campo basso Sadi Brodino, per la Savignanese, era probabilmente il risultato più sperato alla vigilia. Nel post-gara abbiamo avvicinato il tecnico dei rosso -Blu. Mister, il Campobasso pareggia contro la Savignanese, si registra 1-0 nella casella dei gol incassati ed è positivo, fate difficoltà a realizzare. Questo dicono gli ultimi numeri, quelli dell'ultimo mese diciamo? Ma è proprio l'analisi giusta, Noi però ripeto, adesso abbiamo aggiustato un pochettino quello che era il nostro diciamo, cruccio, che era, prendevamo questi gol, le abbiamo aggiustate, anche se oggi consentiti ma non le abbiamo buttate dentro, ma la, la squadra comunque ha prodotto, perché siamo arrivati 4-5 volte in porta nel primo tempo, un paio di volte nel secondo tempo, 7-8 azioni gol limpide le abbiamo fatte. Ripeto, dobbiamo essere, essere più cinici in avanti, più concreti e più realizzate diciamo, queste azioni che noi produciamo. Positivo che abbia ritrovato Branischi dopo un mese e mezzo. Probabilmente i cambi non hanno sortito quello che sperava lei, speravano tutti presenti allo stadio. Ma eh, diciamo che uno, uno a volte cambia perché a un certo punto lo dice anche la giornata. Noi domenica abbiamo giocato un derby, forse nervose tante. Oggi, dopo tre giorni, recuperavamo dei giocatori a questo punto ho visto che mi serviva più dinamicità là in mezzo e meno diciamo, geometrie che mi può dare il nostro capitano, il quale ha fatto il suo dovere alla grande per tutta la gara, ma come l'hanno fatto un po' tutti, dobbiamo essere più cinici e più concreti sotto porta. L'occasione migliore è quella di Magri. Ne ha parlato alla fine con il giocatore? Sì, ne ho parlato, lui rammaricato, ha detto Kevin, non ti devi. E lui mi ha dato una risposta intelligente, ha detto Mister. Quei gol li fa chi è abituato, io purtroppo però ti sei trovato, gli ho detto magri, la prossima volta se abbassi solo il piede sei colui che, che ti sei cucito sta maglia addosso del campo basso, sono molto felice di questo ragazzo che al di là di tutto è di campo basso ma dà sempre l'anima quando sta in campo. Sconfitta immeritata dell'Olimpia Agnonese contro la capolista Matelica, annullato un gol regolarissimo agli Alto Molisani proprio allo scadere per un fallo di mani che non c'era assolutamente, così come abbiamo avuto modo di vedere anche nelle nostre immagini. Ma vediamo il servizio. All'Acqua Santiani di Trivento si affrontano Olimpia Agnonese e Matelica in un match valido per l'ottava giornata d'andata. Foglia Manzillo schiera Kuzmanovic in porta e Lamin punta centrale con Antonelli e De Stefano ai lati. Mister Tiozzo risponde con il tridente Dorato Santiago, Melandri bittaie. Terna arbitrale Pugliese affidata al fischietto leccese Jacopo Pascariello. Dopo i primi 5 minuti di studio, Botte risposta a cavallo del sesto minuto. Ci prova prima Pignat del Materica con questo tiro debole che non inquadra la porta. 60 secondi dopo è De Stefano che in aria non riesce a superare il classe 2000 Avella. Si gioca molto a centrocampo, partita equilibrata e le occasioni da rete latitano. 31 pericolosa Lagnonese. Ricciardi ruba palla, Servia Antonelli, imbucata per De Stefano, punta di sinistro e palla di pochissimo fuori. 39 altra occasione granata, ancora più nitida. Lamin servito in aria, piazza il destro, ma Avella è super e si salva in angolo. Sul successivo corner, lo stesso Lamin colpisce di testa e Avela la tocca ancora sulla traversa. Finisce 0-0 un primo tempo ben giocato dagli Alto Molisani. Con il montaggio di Fabio Boscarino passiamo alla ripresa, dove come vedremo succederà di tutto. Pronti via, quarto minuto. Il Materica la sblocca con Melandri, bravo col piatto a trovare la porta dopo un errato rinvio di Carrieri sulla schiena di Dorato. Kuzmanovic con i pugni sui piedi del 10 ospite che non si fa pregare e fa 1-0 Matelica. Tredicesimo risponde l'Olimpia con questa bella azione solitaria di Antonelli. Destro Violento che viene toccato in angolo dalla difesa marchigiana. Quattordicesimo doppio cambio, uno per parte, dentro De Zai per l'Olimpia e Fioretti per il Materica. Ventisettesimo, proprio in entrato Fioretti protagonista. Ha segnato un penalty agli ospiti per questo fallo di mano in area di Cassese che verrà anche ammonito. Dal dischetto va Fioretti che col destro spiazza Kuzmanovic e fa 2-0 Materica. L'Olimpia non ci sta e 6 minuti più tardi rientra in partita. Con questo bori di sinistro di controbalzo di Gentile, che bacia la traversa e si insacca. Agnone 1, Matelica 2. Nel replay rivediamo l'Eurogol del terzino Granata. Nulla da fare per Avella. A questo punto i Granata credono nel pari. 45esimo, Pagano ci prova di testa d'angolo. Ancora Avella ci arriva. Vengono assegnati 5 minuti di recupero. 47 punizione Agnonese. Batte Page morbido in aria, sponda di cassese per sorgente che di testa trova il pari. L'arbitro prima convalida, poi su segnalazione del secondo assistente Alessandro Parisi, annulla per fallo di mano del numero 20 sorgente. Scoppiano le proteste. Nel replay rallentato rivediamo il tutto. Lasciamo a voi ogni tipo di giudizio. Praticamente non si gioca più, tanto nervosismo e caos totale. Dopo 7 minuti l'arbitro fischia la fine. Matelica sale a quota 21 e consolida il primato. Per l'Olimpia tanto rammarico, rimane l'ottima prestazione. Testa ora la trasferta di Forlì. A proposito di questa rete annullata all'Olimpia Agnonese, abbiamo eh, proprio eh, avuto ai nostri microfoni la testimonianza di autore del gol. Simone Sorgente, attaccante dell'Olimpia agnonese, con te non possiamo non partire dalla fine. Sei stato protagonista del gol annullato, dici la vita è toccata con le mani, come ha detto il secondo guardia No, assolutamente no. Io ho preso la palla di testa, nettamente di testa. Ora anche il fotografo mi ha fatto rivedere l'immagine e la palla stata... l'ho presa di testa. Okay, poi tra l'altro il guardia è stato tutto il tempo con il braccio alzato perché non vedeva perché c'era il sole. E se, se hai il dubbio non puoi chiamare il fallo di mano. Ha fatto questa scelta, per noi c'è rammarico, ma dobbiamo pensare alla prossima gara. Perché purtroppo è andata così. Ora la scelta non può essere cambiata. L'unica cosa che vorrei dire è che i, i signori, cioè gli arbitri, gli arbitri non dovrebbero venire sui campi di calcio a fare i protagonisti, perché questo hanno fatto oggi. Perché ci hanno chiamato un rigore dubbio. E poi al 90, 93, se non sbaglio, tu hai annullato un gol regolarissimo. Quindi dovrebbero abbassare un po' la cresta. Simone ti chiediamo sulla parola, tornando alla partita. Primo tempo ottimo da parte vostra. L'unica pecca è non aver concretizzato, se finiva 2-0 il primo tempo non c'era nulla da dire. Poi nel secondo tempo, pronti per il gol, vi fatto un po' male. Io direi il primo tempo è qualcosa in più, perché siamo presentati davanti alla porta tu per tu col portiere 3-4 volte e quindi è, almeno due volte dovevo buttare la palla in rete. Però tutte le partite capita, sono, ci sono le occasioni che possiamo segnare e possiamo sbagliare. Eh, il mister era contento della prestazione, ma è giusto che sia contento perché abbiamo giocato molto bene. E come ti ho già detto dobbiamo pensare solo alla prossima gara e a fare un buon risultato perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e che ce la possiamo giocare con tutti perché non abbiamo rispetto agli altri niente in meno, siamo uguali agli altri o anche superiori. Come hai detto tu adesso non c'è tempo per rammaricarsi, si va subito in campo, fra pochi giorni si va su un campo complicato Forlì dove anche Risenna non ha giocato benissimo. Sì, eh, noi mo, oggi abbiamo cioè, mercoledì subito domenica, sabato ripartiamo di nuovo, quindi dobbiamo essere anche noi molto sveltimentalmente a pensare già alla prossima gara e abbandonare questa, si può dire questo, <ride> questo regalo che ha fatto l'arbitro a Matelica perché per me è un regalo, perché non meritavano, non meritavano proprio la, ma, la vittoria ma nemmeno il pareggio, meritavamo noi la vittoria. Quindi purtroppo è andata così e ci dobbiamo accontentare. Brutta sconfitta dell'Isernia a San Nicolò contro il Notaresco. Il notaresco torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo 3-0 l'Isernia con gara già chiusa nel primo tempo. Cudini lascia in panchina Minella per far posto a Manari, confermando per il resto la formazione reduce dalla sconfitta contro la San Maurese. Lo stesso Cudini ritrova da avversario Massimo Silva, allenatore del tecnico del notaresco, quando vestiva la maglia dell'Ascoli. L'Isernia conferma dall'altra parte il 3-5-2 con l'ex Iaboni che si siede in panchina. Il notaresco inizia con il giusto piglio. Candellori al settimo va in discesa sulla destra e mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area piccola, con Salvatori che non trova la sfera, messa invece in angolo da Frabotta. I molisani nel corso del primo tempo si faranno vedere solo con un calcio di punizione indirizzato alto da Fazio, ma i tempi poi sono già maturi per il vantaggio rossoblù. Dallo sviluppo di un calcio di punizione liguori disegna una traiettoria perfetta per l'inserimento con i tempi giusti di Bontà che porta avanti i padroni di casa. Lisernia non reagisce e il notaresco ci prova ancora con Liguori, che prima della mezz'ora non trova però lo specchio della porta con Landi in uscita. La formazione di Cudini passa le vie di fatto in tre minuti. Prima emanare a raccogliere un assist basso di Moretti e a firmare il raddoppio. Poi al 38esimo ci pensa invece lo stesso Moretti ad armare il destro e ad infilare Landi sul palo più lontano. Silva manda in campo subito a inizio ripresa Di Matteo e Marino per Romano e De Chiara, non variando nulla nell'abito tattico. Al sesto è Vitale a raccogliere un cross e a provare sul secondo palo a trovare di testa la porta, ma senza fortuna. Il notaresco controlla e va vicino al poker con un calcio di punizione di Di Lollo che finisce di poco alto, con tanto di deviazione ospite. Il resto della seconda frazione scorre via con le sole emozioni dei cambi ed un notaresco che attende solo il triplice fischio per tornare ad esultare. A proposito dei biancocelesti il commento del tecnico Massimo Silva. Perdere il derby al 92esimo, dopo una grande partita veramente ci ha un po' ammazzato. Io ho provato a ricaricare anche ieri a fare finta, invece ci ha pesato molto e a parte i primi dieci minuti dove abbiamo avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio, poi subito il gol. Siamo calati proprio molto con le energie nervose e dopo non c'è stata partita. E oggi hai ritrovato Codini da allenatore, l'aveva avuto da giocatore, ci dà un giudizio sul Codini tecnico? <ride> Beh, era meglio se facevamo il risultato. No, sono molto contento per lui perché da giocatore era un grande uomo e già aveva le idee per fare l'allenatore, quindi sta facendo molto bene. Sono contento perché è un ragazzo che merita e quindi speriamo possa fare un'ottima carriera anche da allenatore. Sabato a partire dalle 17.30 il gruppo sportivo Virtus presso l'ex Gill ospiterà la presentazione della 45 edizione della sua e giù, la gara podistica amatoriale in programma l'11 novembre. Calcio regionale definiti ieri gli accoppiamenti dei quarti della Coppa Italia. Non solo turno infrasettimanale di serie D ma anche gare di ritorno degli ottavi della Coppa Italia Regionale. Il Boiano ha vinto 1-0 contro il Verano, ma non è bastato. ai Matesini. Il team Campano forte del 5-1 dell'andata ha approdato ai quarti dove affronterà le Acli Campo di Pietra. Che ieri hanno pareggiato 0-0 a Serra Capriola contro la Frentania. I ragazzi di Rienzo dovevano amministrare il successo per 3-1 dell'andata. Il Roseto ha vinto contro l'Aurora Capretese 3-0 ed ha ribaltato il passivo di 2-0 su. 15 giorni fa. Nei quarti il Roseto se la vedrà con il sesto campano che ieri ha ospitato e superato 4-2 la Life. Venapro Treppini Matese e quarti. I Molesani hanno eliminato il Pietramonte Corvino ieri al Marchese del Prede 4-1 il finale. Il team di Perimonte Matese ha eliminato la Roro Aururi. 90 minuti di ritorno sono terminati 1 a 1. Il Real Guglionesi ha vinto 1-0 contro il Rocca Sicura ed ha staccato il pass per il prossimo turno. C'è rammarico in casa del Rocca. Ieri il passaggio del turno è suato proprio sul triplice fischio con il gol di Consolazio al 95esimo. Ricordiamo che già nell'andata i Neroverdi hanno chiuso il match sotto di 3-2 proprio sul finire di gara, lasciando così aperta la speranza del passaggio del turno. Avversaria una tra Vastogirardi e Chieuti, gara rinviata ma si riprenderà dal 6-0 per i gialloblu. Si tornerà in campo per la Coppa Italia il 7 novembre per l'andata dei quarti con il ritorno il 21. A proposito delle Acli Campo di Pietra, da oggi testa già la trasferta di Gambatesa. Valentino Moffa, attaccante delle Acli Campo di Pietra. La classifica che adesso ha cominciato ad aggiustare siete a quota 7, terzo statutile consecutivo. Sì, siamo partiti un po' male, adesso stiamo riprendendo e quindi abbiamo diciamo, risollevato un po' questa situazione iniziale. Altra nota positiva è non aver subito reti. Assolutamente la cosa importante è stata anche non subire reti per continuare nel lavoro che stiamo facendo settimana per settimana. Possiamo dire Valentino che la settimana Spartiacque è stata la brutta sconfitta di Fasso Girardi. Dove avete giocato male, avete perso male e poi il pareggio col Venafro. Lì forse si è capito che dovete cambiare marcia. Sì, sicuramente, anche perché noi siamo un gruppo unito che dopo diciamo, la brutta sconvettiva a Stoccarda siamo uniti e siamo andati avanti a cercare di fare risultati importanti in avanti. Calendario alla mano: non impossibile, Gambatesa prima e Roseto eh, in casa. Sono due squadre che alla vostra portata, però comunque eh, se i punti si devono fare e li dovete conquistare sul campo, gli avversari solamente non vi regaleranno nulla. Solissimamente, sono due partite molto importanti come saranno le restanti, noi dobbiamo solamente pensare a lavorare e cercare di portare a casa più punti possibili. A livello personale invece il mister Renzo ti sta cominciando a dare tanta fiducia, tanti minuti in campo? Sì, sicuramente con il mister ci conosciamo da tanti anni e comunque stiamo trovando fiducia, ma come un po' tutti, piano piano stiamo trovando la quadratura giusta per cercare di andare avanti in maniera positiva. E migliorare l'intesa con Mauro davanti? Sicuramente Mauro è il nostro riferimento davanti e anche gli altri, stiamo cercando di andare bene in avanti per cercare di fare più punti possibili. Okay. La Frentania dopo il doppio turno interno, domenica sarà di scena al Colalillo di Boiano. Il Bepi Finizio in campo: sei minuti per buttare quella palla dentro. Sei entrato in campo già concentrato anche perché ti stavi scaldando. È arrivata quella palla, la prima che ha toccato l'hai buttata dentro. Sì. Sì, penso che il mister mi ha dato una grande responsabilità a, a entrare in quel punto della partita e Mucci mi ha dato una bellissima palla e dovevo solo buttarla dentro. Hai chiuso gli occhi quando hai calciato quella palla in fondo al sacco? Eh Sì, ho sperato, diciamo, se va, va. Senti, tu sei proprio di Serra Capriola, sì, tra sì. l'altro e sei anche il benamino del pubblico oramai, hai fatto questo sì. gol così importante a regalare la prima vittoria alla, alla Frentane, che soddisfazione ti dà questo gol? Sì, sì, molte soddisfazioni, ci sono tanti amici che, di squadra, anche fuori, che già mi iniziano a mandare dei messaggi di calore, sono molto contento. Tu sei cresciuto nel settore giovanile di San Pietro sì. dove fa tutta la, la trafila? Sì, sì, ho giocato anche un anno a San Martino, in Pensilis. e poi precedentemente sempre alla Frentania. Sei arrivato in punta di piedi, sei giovanissimo, sei 2002, sì, sì, sì. però adesso c'è già delle responsabilità sulle sì, spalle. Sì, sì, molte responsabilità. Adesso continuate ad allenarti sì, sicuramente, sì. con qualche. sei stato spronato in modo diverso dopo questo gol? Sì, sì, penso che adesso devo continuare negli allenamenti alla Frentania e speriamo di avere altre possibilità. Ti devi far trovare sempre pronto, ovviamente. Sì, sì. sì. Nel torneo di Ripa di promozione, il Ripa Limosani domenica sul campo della Sant'Eliana. Toni Cornacchione, dirigente del Ripallino Sani, è arrivato con un successo importantissimo per la classifica e per il morale. Beh, hai detto bene tu, era importante vincere soprattutto per noi che eh, in casa dobbiamo fare il nostro fortino e dobbiamo cercare di conquistare sempre i tre punti. Al novantesimo vincere è più bello forse. Ah, eh... È una gioia immensa perché la partita è stata sì combattuta ma avevamo qualcosa in più, eh, si è visto dal campo, eravamo andati vicini al gol in 3-4 forse occasioni e poi la perla di Lamin ci ha regalato una gioia immensa. L'avvio non è stato dei migliori, siete andati subito sotto, però poi siete stati bravi a reagire con il passare dei minuti. Sì, siamo andati sotto su un rigore mh, discutibile, però l'arbitro ha visto così e ha concesso questo calcio di rigore i primi minuti. Siamo stati bravi a mantenere la concentrazione e a ribaltare poi la partita. Dando uno sguardo alla stagione in generale state facendo quello che è nelle vostre corde, l'obiettivo principale è la salvezza. Sicuramente hai detto bene, l'obiettivo principale rimane la salvezza, dobbiamo concentrarci a fare eh, i punti eh, che servono prima possibile e poi durante l'arco del campionato eh, vediamo cosa succede e, e vediamo insomma. Prossima trasferta a Sant'Elia quale obiettivo? ma sicuramente quella eh, di andare con un atteggiamento eh, positivo. Eh, sappiamo che Santelia ha un campo difficile, un campo ancora non di erba sintetica o di erba naturale, ma di terra, quindi dobbiamo andare lì prudenti e fare la nostra partita accorta e soprattutto cercare di ricavare il massimo. La bocciofila Frosolonese ha organizzato per domenica prossima il sedicesimo Memorial commentator Quintino Pallante. La gara individuale avrà inizio domenica a partire dalle 9 e coinvolgerà tutti gli impianti della regione, della regione con finali al bocciotropo comunale di Frosolone a partire dalle 15.30. Infine vi ricordiamo l'appuntamento con il Gran Galà del Tango e della Musica in programma domenica presso lo showroom di D'Amico Arreda sulla statale Trignina Civitanova del Sannio. A partire dalle 15.30 si esibirà dal vivo l'orchestra argentina Juan D'Arienzo con la partecipazione dei maestri Nora Vitanoschi e Juan Carlos Martinez. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Tg Sport. Buon pomeriggio!